Pronti via, un cambio forzato in grosso KO, al suo posto il grande ex Riccardo Brosco, a centrocampo come preventivato Giambuà in luogo di Germinario per l'Italo Ganese, prima titolare tra i professionisti, è stato anche protagonista della vittoria sull'Avellino al debutto, è entrato nel secondo tempo Latina privo di Carletti e di Livio, Di Donato sceglie Barberini in mediana davanti a Margiotta, ex Chievo, viene affiancato a Margiotta, l'Aquilano Fabrizi, un gol all'esordio a Foggia, domenica scorsa confermatissimo nel 3-5-2 di partenza all'esterno pescarese classe 2001, Marco Teraschi qui subito in evidenza, stiamo per vedere il guizzo, lo spunto sontuoso di Delle Monache, palla in mezzo e c'è il salvataggio miracoloso di Giorgini su Lescano proprio sulla linea di porta con il portiere del Latina, Cardinali praticamente fuori causa, la palla non era affatto entrata, dunque le prime avvisaglie, il Pescara gioca per vincere anche sul piano della manovra, comincia a creare seri pericoli alla Latina, qui Lescano dentro per Cuppone che ignora Delle Monache, apre il destro, la deviazione dei Cardinali, una clamorosa occasione da gol cestinata da Cuppone che ha ignorato Delle Monache, avrebbe segnato a porta vuota il classe 2005. Sugli sviluppi di questo calcio d'angolo, la spizzata di Pellacani che è bravissimo, ce l'ha nel DNA, e poi di testa a porta vuota Mora che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, primo gol in campionato per Luca Mora, classe 1988, per l'occasione capitano del Pescara, rivediamo il calcio d'angolo battuto da Craia che appunto di interno destro, palla ad uscire, bravissimo, ripetiamo, Pellacani con i tempi giusti, la spizzata e poi il gol di testa, il tap-in a porta vuota di Luca Mora, rivediamo ancora una volta il gol dell'1-0, siamo al minuto 25 nel corso del primo tempo, si sblocca il punteggio, il Pescara in vantaggio con Luca Mora sugli sviluppi di un calcio d'angolo dopo un gol clamorosamente fallito da Cuppone che aveva ignorato appunto Delle Monache che si trovava praticamente con la porta sguarnita, poi ancora Cuppone che si fa perdonare ma è bravissimo Lescano, la sua sponda e poi l'accelerazione in campo aperto, davvero devastante l'ex giocatore del Potenza, il primo gol con la maglia del Pescara, siamo al 27esimo, 1-2 nel breve volgere di 120 secondi, Latina 0, Pescara 2, il gran lavoro di Lescano che ha fatto da apripista ai suoi compagni di squadra, ha aperto tanti spazi, grande qualità tecnica dobbiamo dire dell'argentino e poi l'accelerazione in campo aperto, lascia tutti e se ne va Cuppone che poi è freddo, occhi negli occhi, faccia a faccia con il portiere Cardinali, classe 2001, scuola Roma ex Matelica, ingaggiato ormai a titolo definitivo dalla società pontina, soprattutto dal suo DS Marcello Di Giuseppe che già lo aveva praticamente preso in prestito 2 anni fa. Ora c'è una rimessa, un rinvio da parte della squadra biancazzurra e il primo giallo combinato a Carizzoni che ricordiamo sarà espulso nel corso della ripresa, il primo giallo ineccepibile da parte del direttore di gara, il signor Kumara di Verona. Siamo ora nel secondo tempo, 70esimo, 0-2 il parziale, il cross svirgola, o meglio c'è un qui pro quo tra Amadio e il portiere e poi riesce a sbrogliare una situazione intricata il difensore centrale Andrea Esposito, classe 1986, e poi ancora al 73esimo c'è questa offensiva del Pescara con Cuppone che si divora ancora una volta una clamorosa opportunità su assist di Colai che era entrato al posto di Delle Monache, 77esimo c'è questo secondo giallo combinato ai danni di Carissoni, anche in questo caso la decisione dell'arbitro ineccepibile, fuori tempo, entrata pericolosa in scivolata ai danni di Cancellotti, dunque Latina in 10 uomini sembra fatta, il Pescara ha già sciupato una miriade di palle gol per chiudere il match, ne abbiamo contate in totale 10 dall'inizio alla fine della partita, rivediamo l'intervento falloso, anche pericoloso, di Carissoni ai danni di Cancellotti, 77esimo, Latina in 10 uomini, ebbene come succede spesso in questi casi, una sorta di paradosso, il Latina fa meglio in 10 che non in 11 e creerà qualche grattacapo alla formazione di Alberto Colombo, rivediamo ancora la seconda ammonizione combinata a Carissoni, qui perde palla il Pescara ingenuamente sulla fascia destra, sulla fascia
sinistra naturalmente biancazzurra, c'è questo batti e ribatti e poi il tocco di Germinario ai danni del numero 29 Luca Fabrizi, spalle alla porta, ingenuo Germinario entrato in corso d'opera, rivediamo, c'era già Brosco, entrambi i giocatori controllavano l'attaccante aquilano in forza Latina, ma c'è stato questo calcetto da tergo di Germinario, se la prende Cuppone col suo compagno di squadra, calcio di rigore, Rossetti è entrato in corso d'opera, nulla può il portiere del Pescara Plizzari, esecuzione perfetta, siamo all'82esimo, dunque Latina riapre il match, mancano ancora 9 minuti, più recupero decretato dal direttore di gara, sarà di 5 minuti, 1-2 il parziale, c'è ancora da soffrire, ma il Pescara avrà un'altra palla per chiudere il match, insomma si complica un po' la vita il Pescara dopo aver creato tantissimo azioni da gol in quantità industriale, abbiamo rivisto per l'ennesima volta il rigore calciato con grande freddezza al classe 94, Rossetti ex giocatore del Siena, siamo al 95esimo, c'era un paio di azioni da rivedere, ma finisce qui l'incontro tra Latina e Pescara, seconda vittoria consecutiva, due successi in altrettante partite non succedeva dai tempi di Zeman.